In questa puntata di In Cronaca vi volevamo proporre un viaggio estremamente affascinante, quasi magico, all'interno del Security Operative Center di Leonardo, il famoso SOC, uno dei centri di monitoraggio, controllo, analisi e prevenzione degli attacchi informatici più importante d'Europa. Ebbene, pensate che questo centro è qui in Abruzzo ed è qui a Chieti Scalo. Andiamo a vedere e ne scopriremo davvero delle belle. Leonardo, marchio di assoluto prestigio mondiale per quel che riguarda l'alta tecnologia, ha messo le sue radici in Abruzzo con diversi centri d'avanguardia. Dopo aver investito 1,5 miliardi in ricerca e sviluppo con stabilimenti in tutta Europa, è qui avviato proficue collaborazioni con regione ed università, centri di ricerca, piccole e medie imprese e start-up, alimentando l'innovazione e contribuendo allo sviluppo tecnologico, economico e sociale. Tra i suoi clienti più alti ha apparati di difesa, ma anche importanti aziende che nei qualificati servizi di Leonardo trovano protezione da attacchi informatici e spionaggio industriale. Gli stabilimenti di Leonardo in Abruzzo sono all'Aquila, adiacente al sito aquilano di Thales Alenia Space, dove si svolgono attività di progettazione e certificazione di sistemi di identificazione. A Carsoli invece c'è un centro di eccellenza di livello europeo per i trattamenti ottici speciali. C'è poi il centro spaziale del Fucino con le sue 170 antenne in 370.000 metri quadri dove si svolgono attività di lancio e controllo satelliti, oltre al centro di controllo e gestione del programma di navigazione e localizzazione satellitare Galileo. E poi il centro di cyber security di Chieti. Dove ci troviamo e come funziona l'intero sistema? Allora, la sicurezza cyber in realtà è gestita in quest'area che adesso andiamo a vedere, no? Che è il SOC, il Security Operation Center, però il Security Operation Center è solamente una parte di tutto il sistema. E il sistema fa ovviamente protezione da attacchi cyber e quindi noi siamo in grado di fare assessment delle reti e qui anche il monitoraggio, la risistemazione di eventuali reti nel modo migliore per resistere agli attacchi, monitoriamo gli eventi, quando avvengono cose un po' strane reagiamo, quindi ci sono i gruppi di computer expert di persone, no, che agiscono in quest'ambito con il supporto di tool informatici, di artificial intelligence, di un supercalcolatore che ci supporta in questo. Questo perché? Perché attaccare è molto più facile che difendersi. Normalmente si dice che la differenza è di 1 a 20, cioè attaccare difendersi da un attacco è 20 volte più costoso, più difficile che attaccare. E oltretutto il numero di attaccanti nel mondo è elevatissimo, il numero di difensori è abbastanza limitato, quindi se non ci facciamo supportare da un supercalcolatore come quello che abbiamo qui a Chieti, che fa 400 teraflop, cioè è in grado di fare 400.000 miliardi di operazioni al secondo per fare quello che ci serve, e poi soluzioni software real time o near real time e basate su artificial intelligence che supportano, no, nel fare l'analisi di quello che succede, nel darci indicazioni e nel supportare gli esperti, no, nella reazione a questi attacchi nel più breve tempo possibile ovviamente. Questa è la parte ovviamente di protezione e di cyber security. Tutto questo non può stare da solo perché deve essere associato a altri due sistemi. Un sistema è il sistema di intelligence, di threat intelligence, quindi c'è sempre di nuovo, ci sono degli agenti software che guardano tutto il mondo di internet. Attenzione che il web mondiale in realtà è come un iceberg, quello che noi vediamo che si chiama normalmente, che si chiama internet indicizzato, è solamente la punta dell'iceberg, sotto c'è una
cosa enorme, che normalmente viene chiamato deep web e dark web, che è dove agiscono i criminali, dove ci si scambia droga, dove si vendono le armi, dove succede di tutto. Normalmente anche gli attacchi, i nuovi malware, i nuovi software di attacco o l'organizzazione di certi attacchi avviene proprio lì dentro. E quindi cosa succede? Succede che il nostro supercalcolatore, con il supporto di agenti software particolari, anche basati su artificial intelligence, va cercando in questo mondo, no, tutti quelli che possono essere spunti o indizi di qualcosa che sta per avvenire, no, nuovi malware o cose di questo genere, e ce le riporta, li inserisce nel suo data lake, nelle sue informazioni, che ci vengono riportate sempre sotto una forma leggibile, quindi sotto forma di grafi, sotto forma di tabelle, di torte e così via, in maniera che le persone che poi qui lavorano possano lavorarci sopra. Il terzo elemento di tutto questo è il Cyber Range, che è una piattaforma su cui si provano attacchi e difese, quindi fondamentalmente è come se fosse una piattaforma per videogiochi in cui un red team di attacco e un blue team di difesa, che sono nostre persone, si scontrano. E uno cerca di attaccare qualche infrastruttura critica e l'altro cerca di difenderla, provando nuovi agenti per attaccare, nuove metodologie di attacco, gli altri provano nuove metodologie per difendersi e così via, in maniera sia da crescere, da fare training, no? Sia anche da provare questi nuovi malware che vengono fuori nel mondo, no? Consideriamo appunto che si dice che ogni ora escono fuori 14.000 nuovi malware come variazioni, no? Tipicamente di quelli che conosciamo, e quindi stargli dietro non è così facile. È un software altamente complesso, ma ci dicevate prima anche personale altamente specializzato. Questa è una caratteristica assolutamente fondamentale. Assolutamente sì, il personale è altamente specializzato, a diversi livelli, e anche difficile da trovare, ovviamente. Su questo io spero che le università italiane ci diano una grossa mano. Non è un problema solo nostro, ma è un problema un po' di tutte quelle aziende che operano in questi campi, no? Stiamo parlando di un'eccellenza assoluta che abbiamo noi in Abruzzo e ne siamo orgogliosi. E tra l'altro, parlando di Abruzzo, c'è proprio un progetto che avete portato avanti anche con la regione Abruzzo, il cosiddetto Cyber Trainer. Di cosa si tratta? Sì, Cyber Ranger, Cyber Trainer in realtà è un progetto nuovo, che ha preso spunto in parte anche da un finanziamento regionale, oltretutto un finanziamento regionale particolarmente apprezzato a livello europeo, perché la European Defence Agency ha dato la sua sponsorizzazione iniziale proprio per fare questa cosa, ritenendolo uno dei temi essenziali per il futuro proprio dell'Europa, ed è questo sistema che permette di fare simulazioni simili a videogiochi in cui c'è chi attacca e chi difende, e si sperimentano queste nuove modalità di attacco e di difesa. Su questo cooperiamo ovviamente anche con l'Università dell'Aquila e con qualche altra piccola azienda del territorio abruzzese. Anche perché, insomma, è necessario un confronto paritario con chi attacca. Lei ci spiegava prima, molti di questi possono vantare anche dei finanziamenti statali importanti, perché parliamo anche di attacchi governativi in qualche modo, e quindi bisogna stare al passo. Beh sì, gli attaccanti sono di svariato tipo, vanno dagli hacker che lo fanno per divertimento, no? Ai gruppi che lo fanno per ideologia politica, e quindi attaccano certe tipologie di organizzazioni, fino ad arrivare a chi lo fa per soldi, quindi ultimamente abbiamo sentito, no? Gli software ransomware che criptano il PC e chiedono un riscatto, no? Eccetera, fino ad arrivare a attacchi di tipo governativo o guidati da certe organizzazioni sotto la sponsorizzazione delle relative nazioni, che tipicamente sono di altro tipo e cercano più che altro di rubare informazioni di nuove tecnologie, informazioni su nuovi prodotti, eccetera, eccetera. Il vero problema poi in questi casi è che non si riesce mai realmente ad avere la prova legale, diciamo, di chi è stato ad attaccare, quindi bisogna cercare di difendersi e di capire anche da dove vengono questi attacchi. Ovviamente i sistemi nostri riescono anche a dare indicazioni del flusso di come questi malware si sono mossi nel mondo, da dove sono stati originati, con quali altri gruppi si sono diffusi, in che zone del mondo sono passati prima di arrivare qui e così via.
Nino Fasciani, responsabile erogazione servizi di sicurezza. In questa sala ci sono quattro sezioni ben distinte. Questa, ad esempio, di cosa si occupa? Sì, ci sono quattro sezioni ben distinte, una per ogni macroattività che viene svolta all'interno del SOC di Leonardo. E questa in particolare, dove ci troviamo adesso, è la sezione detta di front-end, quindi la sezione che ha il contatto principale diretto con il cliente, attraverso la quale vengono raccolte tutte le segnalazioni o le informazioni che il cliente richiede al SOC. Dal momento in cui queste segnalazioni vengono raccolte, all'interno del SOC vengono tracciate e definite all'interno di un workflow che ne segue l'evoluzione all'interno di tutto l'ambiente operativo. Quindi questo è fondamentalmente il punto d'ingresso, è il punto di contatto con i clienti stessi. Chiaramente il SOC effettua analisi, monitoraggio di tutto ciò che avviene sull'infrastruttura del cliente e in base a ciò che rileva o in base agli input che riceve dal cliente stesso effettua tutta un'attività di verifica e di supervisione della sicurezza stessa. Nel momento in cui è stato aperto un ticket che traccia l'evoluzione di ciò che il cliente ha richiesto, ogni gruppo specifico all'interno del SOC segue l'attività per la quale è demandato e in particolare nell'area più in là c'è il gruppo di device management, quindi il gruppo che gestisce la gestione fisica dei dispositivi, dei firewall del cliente, quindi ne gestisce le configurazioni, ne gestisce le evoluzioni in termini di sicurezza. Allo stesso modo c'è il gruppo che gestisce gli applicativi del cliente, quindi tutto ciò che riguarda la configurazione degli applicativi, quali possono essere SIEM, antivirus, eccetera. Tutto questo finalizzato a garantire al cliente una postura di sicurezza adeguata alle proprie esigenze. L'ambiente operativo del SOC è un ambiente che lavora in H24, quindi 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno senza nessuna interruzione. Quindi in questo ambiente esistono, si lavora su turni perché bisogna garantire una copertura totale. E in particolare il gruppo, ancora se ci spostiamo ancora più in là, il gruppo del monitoring è il gruppo appunto che effettua un monitoraggio continuo sull'infrastruttura del cliente, ne analizza tutti i log, tutti gli eventi che vengono generati dai vari dispositivi e in effetto attraverso degli strumenti tecnologici avanzati una correlazione che consente di individuare eventuali comportamenti anomali, eventuali anomalie appunto presenti sull'infrastruttura che possono essere indice di un eventuale attacco informatico che si sta per verificare. Quindi questo ci dà modo di intervenire in maniera tempestiva, effettuando la notifica al cliente su ciò che abbiamo rilevato o addirittura se ne abbiamo mandato da parte del cliente stesso, intervenire per risolvere le problematiche che sono state individuate. Questo ci garantisce una presenza continua, una presenza immediata che consente di risolvere gran parte dei problemi che vengono rilevati nel corso del tempo. Ancora più in là c'è invece il gruppo di response, quindi il gruppo che effettivamente nel momento in cui è stata individuata una minaccia e quindi è stata in qualche modo identificata come un incidente di sicurezza, interviene per risolverla, quindi per eradicare il problema e ripristinare la continuità operativa dei servizi e dell'infrastruttura del cliente stesso. Lo step ulteriore che il SOC di Leonardo in qualche modo ha effettuato nel corso degli ultimi anni è quello di spostare l'attenzione della sicurezza dal punto di vista della predizione delle minacce informatiche. Infatti attraverso l'Intelligence Operation Center appunto all'interno del SOC di Leonardo vengono effettuate delle continue attività di monitoraggio su quelle che sono le minacce informatiche principali che possono essere rilevate sul web, quindi surface, deep e dark web, al fine di andare a individuare quei segnali deboli che possono essere indice di un eventuale attacco in preparazione che potrebbe impattare sull'infrastruttura stessa del cliente. Chiaramente per far questo
è necessario utilizzare, diciamo, degli analisti esperti che hanno una profonda conoscenza del contesto delle minacce informatiche, ma allo stesso modo è necessario individuare e utilizzare delle piattaforme e degli strumenti di calcolo evoluti che consentono appunto di andare a correlare la mole enorme di informazioni che si trovano sul web e da quelle andarle in qualche modo a setacciare, filtrare per andare ad individuare gli elementi che possono essere appunto di interesse e che possono avere un impatto sull'infrastruttura del cliente che si sta proteggendo. Quindi il complesso di tutte queste attività svolte da vari gruppi costituisce un elemento sinergico di cooperazione che permette di effettuare una protezione a 360 gradi nei confronti delle infrastrutture che i clienti ci affidano con questo scopo specifico. Anche perché lei ci diceva tre elementi sono fondamentali quando si parla di protezione a questi livelli: le persone, la tecnologia e i processi, e questo insomma sono elementi tutti racchiusi in questo splendido centro. Sì, esattamente, perché il know-how, gli skill delle persone sono fondamentali. Infatti all'interno del nostro SOC il livello professionale è molto elevato, quindi moltissime persone con un background tecnico, informatico piuttosto che elettronico, e chiaramente quello è l'elemento principale, il patrimonio principale che abbiamo. Però affiancato a questo, per la tipologia di minacce, per il livello di minacce che in qualche modo con i quali ci confrontiamo tutti i giorni, non possiamo fare a meno delle tecnologie, quindi gli elementi tecnologici più avanzati che ci consentono appunto di svolgere le nostre attività in maniera più veloce, più efficiente, più profonda. E allo stesso modo alla fine tutto questo si coniuga con dei processi ben definiti, quindi con la capacità di sapere esattamente qual è il proprio ruolo all'interno di un'organizzazione, definire quali sono i flussi operativi che devono regolare l'evoluzione della gestione di un incidente piuttosto che della presa in carico di una segnalazione, eccetera. Quindi i processi operativi sono importanti tanto quanto gli altri due elementi che abbiamo menzionato. Quindi questi sono i tre pillar, i tre elementi fondamentali sui quali si è investito nel tempo, sui quali si è costruita appunto la competenza che all'interno di questo centro è racchiusa. Dicevamo che una delle più importanti peculiarità della SOC è quella della predizione, o come si suol dire in genere, prevenire è meglio che curare. Ecco, in questo voi siete altamente specializzati con un sistema di intelligenza estremamente sofisticato. Sì, nel corso degli anni, degli ultimi anni, è stato fatto un forte investimento in termini di tecnologie per l'intelligence, quindi intelligence intesa come la capacità che si può esprimere di raccogliere tantissime informazioni dal web, dal deep, dark e surface web, andarle a raccogliere, analizzare, correlare, filtrare, al fine di andare a estrarre tutti quegli indicatori che possono portare a ritenere che è in preparazione un qualche tipo di attacco informatico nei confronti dell'infrastruttura di uno dei clienti che proteggiamo. E appunto all'interno di questo centro ci sono analisti di intelligence specializzati con un forte background in questo settore, quindi nel settore dell'intelligence e della cyber security in particolare, che lavorano attraverso strumenti sviluppati tra l'altro in buona parte da Leonardo, al fine di andare a raccogliere questa mole enorme di informazioni. Chiaramente, oltre alla capacità delle persone, per fare questo tipo di attività è indispensabile una tecnologia adeguata. Una tecnologia adeguata che qui a Chieti si concretizza in un supercalcolatore con circa 400 teraflops in termini di potenza di calcolo, che ci aiuta in questa attività quotidiana. Quindi raccoglie questa enorme quantità di dati, la processa
processa secondo le indicazioni che vengono impartite dagli analisti e ci aiuta a estrarre ciò che è realmente utile, a contestualizzarlo e quindi a farlo diventare una actionable intelligence, quindi delle informazioni che poi per il cliente possono diventare effettivamente informazioni da portare in operation, quindi andare a porre delle fix sui suoi sistemi piuttosto che andare a fare tutte quelle attività che gli permettono appunto di mantenere il suo livello di sicurezza. Parlavo del progetto con la regione di Cybertrainer, Federico Fordigigli è uno di quei ragazzi che hanno beneficiato di questo progetto. Intanto, come sei arrivato qui? Raccontaci un po' la tua esperienza all'interno del SOC. Ok, allora io sono arrivato qui tramite una collaborazione che c'è con l'università. Leonardo aveva chiesto al professor Graziosi e anche altri professori dell'università di studenti interessati a collaborare su questo progetto. Ho mandato il mio curriculum, quindi tramite l'università qui a Leonardo, e sono stato scelto dopo vari colloqui per lavorare su questo progetto Cybertrainer. Ecco, alle nostre spalle sta venendo una cosa molto affascinante, no? Sembra davvero un videogioco. Prima scherzando si diceva ti pagano per giocare, in realtà voi sì giocate, ma in realtà fate un lavoro estremamente importante. Spiegaci. Ok, allora in questo caso in realtà è soltanto per dare una visione più ad alto livello di quello che sta succedendo nell'esercitazione. In questo caso possiamo vedere come c'è il red team, quindi la parte degli attaccanti che cerca di fare delle operazioni per riconoscere se ci sono dei servizi da attaccare, e quindi in questo caso viene utilizzato un elicottero per dare la visione di questo attaccante che fa questa analisi. Quindi diciamo, mentre ad alto livello sembra un gioco, in realtà quello sta accadendo al di sotto sono operazioni reali che vengono semplicemente rese meno complesse, però è tutto reale. Ok, in questo caso allora lì prima si partiva con diciamo una fase di riconoscimento dei vari servizi. In questo caso vengono fatti vari attacchi, qui viene indicato diciamo il CVE che indica diciamo una classificazione dell'attacco e vengono visti come i vari attacchi vengono portati, quindi c'è il carro armato che rappresenta il singolo attacco e dopodiché si vedeva l'edificio che era l'infrastruttura attaccata che all'inizio subiva questi attacchi e poi scompare perché viene protetta e quindi viene messa al sicuro. Un altro motivo di orgoglio per questo centro il fatto che questo supercalcolatore è stato considerato da un'importante rivista americana come Giovanni Guidò. Beh, c'è stato qualche anno fa una classifica fatta dagli americani, una classifica dei calcolatori più green del mondo, e questo supercalcolatore è stato considerato al secondo posto al mondo in termini di consumo per operazione, e questo anche grazie all'uso di schede sviluppate da Eurotech, che è una società anche partecipata da Leonardo a Udine, con una tecnologia particolare, quindi anche questa tecnologia italiana. Questo ha dimostrazione del fatto che anche la sostenibilità in un settore estremamente complicato come questo ha la sua importanza. Ma sicuramente, anche perché poi la capacità enorme di calcolo di questo calcolatore è supportata da una specie di centrale elettrica qua a fianco, perché comunque consuma parecchio, quindi cercare di consumare anche meno è assolutamente importante.
Quando parliamo di personale altamente qualificato, conosciamo qualcuno dei collaboratori del SOC? Rocco Nazario, ingegnere di 33 anni, intanto da quando lavori qui? Lavoro qui da circa 4 anni e questo è un posto, diciamo, al massimi livelli, nel senso che ci affermiamo sul mercato come centro d'eccellenza, è un lavoro assolutamente stimolante e dal primo giorno che ho cominciato a lavorare qui Leonardo, diciamo, ho avuto l'opportunità di toccare con mano quelle che sono le principali tecnologie e assolutamente leader sul mercato, quindi abbiamo l'opportunità di visionare quelle che sono tutte le minacce e effettuare tutte quante le varie fasi che sono importantissime per andare a identificare delle minacce, tutto qui. Ed è anche estremamente stimolante, una sorta di avventura e di viaggio nella rete globale, un po' una sorta di cacciatore, no? Sì, assolutamente stimolante, infatti è un lavoro che cattura quasi, diciamo, prima di tutto gli analisti che sono prima di tutto degli appassionati del settore. Anche questo, diciamo, uno delle fasi più importanti nella ricerca delle persone che lavorano qui in questo gruppo, soprattutto per quanto riguarda appunto il monitoraggio che viene svolto in H24 e degli analisti sono sempre presenti qui in presidio. Quello che facciamo appunto è quello di andare a cacciare tutte quante le eventuali minacce, le eventuali, diciamo, anomalie che possono essere presenti nella rete dei nostri clienti. Paolo Mantenuto, ingegnere di 36 anni, tu nello specifico di cosa ti occupi? Io mi occupo di identificare quelle che poi possono essere le minacce che possono recare un danno ai nostri clienti. È un lavoro affascinante che ci tiene impegnati, che ci tiene sul pezzo e che ci permette di vedere sempre cose nuove. Infatti siamo in costante aggiornamento e questo ci affascina molto. Ecco, magari superficialmente si potrebbe dire ore e ore davanti al computer uno non si annoia? No, assolutamente no, perché la scena è molto vasta e come non si annoiano gli attaccanti così non ci annoiamo neanche noi. Quindi difesa continua H24, insomma, è stimolante anche per questo? Assolutamente sì, di fondo dall'altra parte ci sono delle persone e qui ci sono delle persone in grado di contrastare quegli attacchi. Tra l'altro tutto questo nasce, lo scopriamo oggi e questa cosa ci affascina non poco, è che tutto questo nasce da quella che è considerata la culla degli hacker buoni, ovvero la città di Pescara. Tutto nasce da quelle esperienze lì di qualche anno fa, non è così Paolo? Sì, è così, noi sul campo ci siamo formati andando a studiare e analizzare innanzitutto come passione fra noi ragazzi e ci siamo formati in quelle che sono poi considerate anche delle associazioni culturali dove si può andare a sperimentare fin da giovani, fin da ragazzi, quelli che poi saranno gli attacchi informatici che ad oggi andiamo a gestire per i nostri clienti.